oggi in compagnia con me ho una persona che sarebbe perfetta per dare una sistemata a questo box, ovvero Paola Marella. Ciao! Ciao, grazie, grazie mille. Ci vorrebbe proprio un consiglio di, come dire, arredamento proprio per questo box in cui io mi trovo, in cui ti sto, dal quale ti sto chiamando. Quindi... Addirittura da un box, no? Perché questa, devo dirti, ho visto laboratorio, ho visto ex negozi, ma box ancora da arredare non ne ho fatti. Vedi? E quindi potrebbe essere, cioè, sempre una prima volta, no? Assolutamente, poi bisogna sperimentare sempre qualcosa di nuovo. È verissimo. Tra l'altro, proprio in tema di sperimentazioni o qualcosa di nuovo, domani parte questa nuova sfida, questo nuovo game che è Changing Rooms. Changing Rooms, che parte domani, è un format della BBC, mm-hmm. Che è stato però revisionato molto da Endemol e da Discovery, da Real Time. Mm-hmm. Cioè, sono stati introdotti innanzitutto il game, introdotto il discorso del budget, 1.000 euro, uh-huh. Le 48 ore, cioè quindi le coppie che si sfidano hanno 48 ore, sono coppie che legate da rapporti di amicizia e o di parentela, uh-huh. E diciamo si scambiano la casa per 48 ore e senza vedere cosa accade a casa loro agiscono su una stanza della casa dell'altro. Wow. Devono rivoluzionare lo stile di una stanza dell'altra casa, cioè della casa degli avversari. Hanno tre aiuti a disposizione e quindi capisci che la struttura si è molto modificata. Eh beh, direi di sì, eh. Ma tra l'altro, ma loro possono scegliere una delle stanze a piacimento oppure vengono indirizzati? No, no, allora loro scelgono una stanza a piacimento. Tu considera che loro sicuramente hanno un'idea di quella che è la stanza che vorrebbero modificare, certo. I loro amici barra parenti, perché certo. Figurati se degli amici barra parenti non sanno qual è la stanza, però non sempre rispettano quello che sono i desiderata, cioè per intenderci, madre e figlia per esempio, magari sicuramente la madre sa se la figlia quella stanza lì non so, non le piaceva eccetera, però non è detto che scelgano proprio quella, a volte spesso e volentieri scelgono quella, ma a volte si aspetterebbero altri, ma a volte no. Quindi ne vedremo delle belle, in sostanza. Ne vedremo delle belle, anche perché io non so se a te è mai capitato di pensarci, ma tu affideresti mai casa tua per 48 ore a un tuo amico o a un tuo parente? Assolutamente no! Ecco, io assolutamente sì, forse un paio di persone. Ecco, tu... ma non di più. Guarda, forse effettivamente io se potessi scegliere a due persone magari mi sento tranquilla, gli direi fai un po' carta bianca quello che... Però ecco, insomma, starei lo stesso col patema d'animo, diciamocelo. No, voglio dire, è che tu pensa da questo cosa può accadere. Infatti la parte secondo me divertente è quella su cui si basa un po' anche il game, è quella che... Ne vedremo delle belle, quindi non solo gioia, a volte anche lacrime, perché a volte poi ti ritrovi con qualcosa che è comunque casa tua, però non è quello, e non è quello che tu ti aspettavi. Ecco, infatti, ma diciamo tra virgolette un po' di delusione, no? Così. Ecco, bravissima. Ci può stare. A volte proprio tanta delusione. Ecco, mamma mia, no, mi verrebbe un'ansia, no. Senti, ma in merito proprio a questa tematica dell'arredamento, del cambio, visto che tu affideresti poi la tua casa, ma qual è l'elemento che in casa tua non può mancare d'arredamento? Allora, io amo moltissimo, lo continuo a dichiarare, le luci, sia come elemento funzionale che come elemento di arredo, complemento d'arredo, perché ci sono delle luci straordinarie, sono dei pezzi, delle icone del design, se tu pensi, non so, all'arco, tanto per citare le pareti, certo. Di Castiglione, cioè ci sono veramente delle luci che hanno fatto la storia, che ancora come oggi no? Vengono prodotte proprio perché dei pezzi veramente particolari, ma ci sono poi nuovissime luci che secondo me fanno molto all'interno dell'arredamento, così come il colore aiuta molto. Certo,
è vero, può far tanto. Può fare la differenza, credimi. Assolutamente sì, sono d'accordo. E invece pensi ancora che l'Italia, visto che adesso c'è l'Expo, no? Nel 2015, insomma, ci siamo proprio, pensi ancora che ci sia una bella eccellenza italiana per quanto riguarda l'architettura, l'arredamento? O invece forse dobbiamo rimboccarci un po' le maniche? Allora, dunque, per quanto riguarda l'architettura, abbiamo dei begli esempi, anche Milano ha dei begli esempi, se pensiamo che Milano ha appena vinto il premio per il bosco verticale, dei ponti, è un qualcosa di decisamente molto particolare. Ora, io ritengo che ci sia molto da fare ancora, comunque, in Italia e anche a Milano. Per quanto riguarda l'arredamento, secondo me non siamo secondi a nessuno, cioè siamo comunque, abbiamo tante idee e abbiamo anche tanti giovani designer che secondo me non sono da sottovalutare, questo secondo me vengono particolarmente messi in luce con il Salone del Mobile, che è una bella vetrina che ti affaccia al mondo, cioè che ti fa magari notare anche dall'estero. Certo, assolutamente sì, quindi ben venga ancora queste mostre, esposizioni. Secondo me il Salone del Mobile è molto cresciuto negli anni, poi devo dire che Milano in quei giorni, forse complice anche il fuorisalone, che secondo me è stata davvero un'idea straordinaria, diventa molto cosmopolita, cioè tu vedi veramente una città molto, in quei giorni, molto europea, e speriamo che questo sia per tutti i mesi che avremo l'Expo, chissà. È un augurio e una speranza che noi abbiamo. Chissà, speriamo assolutamente di sì. Senti Paola, ho altre due curiosità da chiederti e poi ti lascio e daremo l'appuntamento a tutti quanti appunto con Changing Rooms per vedere che cosa accade nel programma. Una è, tu quando entri in un appartamento, visto che hai fatto Cerco Casa Disperatamente, Vendo Casa Disperatamente, cos'è che guardi quando entri in un appartamento? La prima cosa che guardi? L'insieme, perché comunque ti colpisce l'insieme. Anche perché noi diamo per scontato una serie di cose, ma tu sapessi quanto non sono scontate. Perché per esempio la scelta dei colori, che come ti dicevo prima è per me molto importante, ma non può essere slegata anche da quello che tu hai, dai pezzi di arredamento, certo, da quello che tu hai in casa, e che secondo me bisogna sempre cercare di valorizzare anche l'esistente, perché io premetto che soprattutto complici questi momenti bisogna valorizzare tutto quello che abbiamo. Ma quindi l'insieme è secondo me il primo colpo d'occhio, perché noti veramente le stonature e noti soprattutto che noi italiani in maniera particolare siamo degli accumulatori seriali, per cui noti delle stanze che strabordano di oggetti. Questa è proprio una caratteristica tipica italiana. Verissimo, mi ci riconosco onestamente. Questa pensa che è una cosa che noi dovremmo imparare davvero a migliorare, e in questo gli stranieri, complice il fatto che cambiano casa più frequentemente di noi per motivi vari, perché il lavoro, una cosa, sai che noi, loro sono molto più cambiano con più frequenza, sì, e sono più abituati a fare traslochi. Devo dirti che forse per quello che durante i traslochi, io dico sempre, ci si alleggerisce molto, le case non sono così strabordanti come sono perché le nostre sono veramente strabordanti. È vero. Non parliamo delle collezioni di bomboniere, che io ho dei momenti di panico sulle collezioni di bomboniere. Ho fatto il ripulisti un pochi giorni fa, in effetti. Ho fatto via tutto. E si regala, ma questo in generale, guarda, tutto secondo me è importante, perché a volte questo vale sia per le case che per quanto riguarda quello che noi ci mettiamo addosso, no? Sì, sì. Ti dico, ogni tanto pulire e regalare, per dirti, vabbè, per quanto riguarda la casa puoi anche vendere a dei mercatini, cioè ci sono mille modi, rinnovi, ed è un modo come un altro per fare girare le cose. Assolutamente sì, assolutamente giusto come consiglio, prendetelo e segnatelo assolutamente. Senti Paola, l'ultimissima curiosità invece che ti vorrei chiedere, se ti va ovviamente poi di parlarne, è che in molti ti chiamano Crudelia De Mon, no? Per il tuo look, per il tuo hairstyle, però in realtà io so che non è
legato a Crudelia, ah, ovviamente. Ti va di raccontarci com'è nato questo look in particolare, che poi è estremamente elegante, devo dirlo. Sì, devo dire che allora è nato tantissimi anni fa, quando è mancato mio papà, e io tantissimi, 15 anni fa, quando è mancato mio papà, che io sono diventata in un paio di mesi bianca. Io ero già leggermente con qualche filo bianco nei capelli, ero, avevo 35, 36, non mi ricordo più quanti anni, 36, e mi sono diventata bianca improvvisamente in 2 mesi. Il mio parrucchiere, che è il mio parrucchiere da tanti anni, ha avuto questa idea che secondo me è molto vincente, quindi, perché sai che quando tu ovviamente diventi bianca poi hai il problema della crescita. Certo. Questa mia cosa mi aiuta molto, perché sì che io vado ovviamente dal parrucchiere a tingere dietro, però se anche ma pensiero di 2 o 3 giorni non è che si veda così tanto, capisci? Assolutamente. È utile. È perfetto, hai trovato un equilibrio ottimo, direi. Ottimo, e ti dico, lontano dai tempi della televisione, che poi invece, che parliamo quindi del 99 e parliamo quindi molti anni prima di quando poi io ho fatto questo, ho fatto televisione nel senso che cerco e vendo casa, e devo dirti che però mi ha portato molta fortuna, perché è molto riconoscibile in effetti. Assolutamente, infatti sì, cioè sai, tutti hanno presente, magari uno può sfuggire il nome, ma quando poi spieghi il look, tac, basta, subito sei te, non c'è verso, non si sbaglia. Basta. Esattamente. Paola, grazie mille per essere stata grazie insieme a me. Grazie a te, grazie a voi, grazie di questa bella intervista, e mi raccomando, Changing Rooms. Assolutamente, diamo l'appuntamento da domani. Domani, 4 dicembre, alle 21.10, in realtà, in canale 131, il 31 del digitale terrestre. Perfetto. Un grandissimo saluto, e mi raccomando, tante luci anche in casa per le festività. Addobbi con luci meravigliose che danno allegria. Perfetto, grazie mille Paola. Auguri, grazie. Ciao. Ciao.